presidente Quicci, oggi è la presentazione di questo libro. Giuro di non dimenticare. Come nasce questa pubblicazione? Ma nasce dall'esigenza di avere una testimonianza diretta di quello che veramente hanno fatto tutti i colleghi negli ospedali. E, come dicevo prima, in maniera provocatoria, è forse l'antitesi dei VIP Covid o degli Opinion Covid, ma è la voce di centinaia di migliaia di medici e sanitari che invece in prima persona hanno affrontato il virus insieme ai pazienti, e il minimo comune denominatore è stato proprio l'assoluto, diciamo, solitudine sia del medico che del paziente, che li ha avvicinati ancora di più e ha dimostrato che il rapporto tra medico e paziente non solo si è rinsaldato, ma nell'opinione pubblica è del tutto palese che occorre assolutamente recuperare e uscire da quella medicina amministrata che allontana sempre di più il medico dal cittadino. Presidente, 28 storie per raccontare la pandemia da Covid è ancora in corso, fortunatamente abbiamo il vaccino a nostra disposizione. Quante storie ci sono ancora da raccontare e se ce n'è una in particolare che l'ha colpita tra le 28, senza fare torto a tutte le altre? Ma quello che mi ha colpito di più è stata la storia simpatica di una collega che ha preso con molta ironia quello che gli stava succedendo. Dal momento in cui entra nella rianimazione non viene riconosciuta perché è abbardata di tutti i dispositivi di protezione e gli si dice alla dottoressa di portare un vassoio al paziente perché l'avevano scambiato, poi che era contenta invece del virus perché finalmente trovava posto della propria auto senza girare troppo in ospedale, e che lei non era un eroe e sicuramente il suo eroe preferito era Batman, ma Batman deriva dal pipistrello e c'era un po' di conflitto di competenza rispetto alla provenienza del virus. Questa è la cosa più simpatica, però la cosa più vera è della collega che appena dopo aver partorito ha ripreso servizio in ospedale e ha lasciato la sua bimba per diversi mesi affidata, credo, alla sorella, da quello che ricordo, proprio per evitare il contagio. Quindi il terrore che quando arrivavano man mano, soprattutto nella prima fase, i primi tamponi positivi anche per i sanitari, la paura su se stessi nei confronti dei familiari. Ecco, queste sono storie talmente vere che mettono in evidenza le paure, la preoccupazione, ma anche la resilienza, quindi la capacità di sapersi adattare a tutto ciò che cambiava, ma soprattutto il giuramento ad Ippocrate che non è stato mai disatteso, e questo traspira in tutti quanti i racconti in maniera trasversale dei 28 colleghi. Presidente, lei oggi ha detto attenzione alle altre patologie, agli altri settori della medicina che sono stati trascurati nel corso della pandemia. Io sono molto preoccupato di questo perché durante la pandemia non si è fatta molta prevenzione, l'oncologia, le patologie cardiovascolari sono quelle che ne hanno risentite di più e nei prossimi anni purtroppo si vedranno molte patologie esplodere. Il problema è legato non tanto alle tecnologie rispetto al quale il PNRR ha stanziato 20 miliardi, è legato alle risorse umane. Se non aumenta il numero dei medici e dei sanitari che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale, non ci saranno le risorse adeguate per poter poi fare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Quindi occorre investire nelle risorse, senza risorse non si va da nessuna parte. Se ci sono le risorse c'è una buona offerta sanitaria, l'offerta sanitaria dà buoni esiti di salute, ma se non c'è tutto questo anche l'economia poi salta, perché il rischio è che senza salute anche l'economia, l'abbiamo vista cosa è successo con la pandemia. Quindi vedere gli aspetti negativi come punti di forza per un vero rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.